Amici di Alex Carson, benvenuti a questo secondo episodio dedicato al Mondiale 1982. Questa volta siamo contro il Perù. Questa volta è la partita già decisiva, perché dal punto di vista virtuale molto spesso non si possono replicare i risultati reali. Alcune volte succede, alcune volte no. Con la Polonia nella realtà finì 0-0, nel mio campionato virtuale 1982 abbiamo perso 2-1, ma anche all'epoca con la Polonia rischiamo, e non poco, di perdere la partita. La Polonia all'epoca era fortissima. Oggi ci troviamo di fronte una delle squadre più forti del Sud America, vale a dire il Perù di Cubillas, il Perù di Barbadillo, il Perù di Cueto soprattutto anche. E l'allenatore team li schiera tutte le sue stelle in campo. Dall'altra parte abbiamo Berzot, che conferma gli 11 che hanno giocato contro la Polonia. Quindi adesso andiamo di nuovo al campo di Vigo, esattamente allo stadio Balados, per questo Italia-Perù 1982. Prima di andarci, naturalmente, il commento sarà del sottoscritto. Vi ricordo, iscrivetevi al mio canale, attivate la campanella per tutti gli aggiornamenti, mettete un bel like se vi è comunque piaciuta la partita, e iscrivetevi anche al mio canale Twitch, che trovate in descrizione. Buona visione con questo Italia-Perù. Naturalmente il commento sarà del sottoscritto. Una piccola precisazione, perché molto spesso me lo chiedono, non andrei mai ad imitare commentatori che non so imitare, perché io non sono un commentatore, o a cercare di effettare la voce per dire che è l'imitazione di quell'altro commentatore. Io le imitazioni le lascio a un solo personaggio di cui ho grande stima e ammirazione, Roberto Valentino. Quindi buona visione con questo Italia-Polonia. Ed eccoci nel tunnel degli spogliatoi che porta al campo di gioco. Di fronte i nostri azzurri e il Perù, che sicuramente devono giocarsi l'ingresso alla fase finale dopo i gironi. Non siamo partiti bene in questo mondiale virtuale in onore del 40esimo. Non siamo veramente partiti bene. La sconfitta con la Polonia ci ha un po' tagliato le gambe. Dobbiamo assolutamente vincere con il Perù. E Berzot schiera gli 11 che hanno giocato con la Polonia, vale a dire Zoff, Gentile, Cabrini, Marini, Collovati, Scirea, Conti, Tardelli, Rossi, Antognoni e Graziani. Auriali non ancora nel meglio delle condizioni, gioca ancora Marini. Risponde il Perù di team con Quiroga, Duarte, Olaechea, Velasquez, Diaz, Salguero, Barbadillo, Cueto, Oblitas, Uribe e Cubillas. Formazione molto importante quella del Perù. Di fronte abbiamo Cubillas, attaccante di fama, oserei dire mondiale, Barbadillo, conoscenza del nostro calcio, abbiamo anche Cueto a centrocampo, e dovranno stare molto attenti i nostri marcatori. E Uribe, attenzione ad Uribe, perché rapace d'area, spesso nei cross attacca la porta sul primo palo. Dovrà essere molto bravo Collovati, a cui è stata affidata la marcatura, a tenere testa appunto all'attaccante peruviano. Noi dobbiamo assolutamente vincere, una sconfitta ci precluderebbe l'ingresso alla fase finale e la partita col Camerun diverrebbe inutile. Andiamo subito, perché guardate Cubillas come si propone in verticale, attenzione Scirea lo segue, cross in mezzo per Oblitas e subito Gentile fa buona guardia, Tardelli, Rossi per il momento ha deluso in questo esordio, Berzotti gli ha dato fiducia. Antognoni intanto servito da Graziani di tacco, servito a destra Conti, troppo impreciso Antognoni, la palla finisce sul fallo laterale. Un pareggio potrebbe essere ancora utile e potrebbe risultare decisiva poi la partita col Camerun. Graziani, Uribe. È chiaro che l'obiettivo di questo mondiale virtuale è fare almeno 3 punti, qualora fosse andremo con le partite virtuali del girone successivo, quindi quelle con Argentina e Brasile. Qualora non succedesse che facessimo 3 punti, beh, allora la situazione cambia e non andrebbe avanti il mondiale. Attenzione Graziani, intanto servito e subito Salguero fa buona guardia. Conti sulla destra, prova a mettere in mezzo, libera ancora Salguero, attenzione Cubillas che accorcia, ma è ancora Gentile a servire Bruno Conti. Tardelli,
mette in mezzo Graziani, non si accorge dell'arrivo della palla, attenzione al contropiede peruviano, Cubillas lancia a sinistra, bello il slancio per Oblitas, lo segue Conti, Oblitas fa fuori due uomini addirittura, largo a destra ora per Duarte, Velasquez, grande anticipo di Antonioni su Barbadillo, Antonioni che ha il compito di ripiegare a sinistra, Bruno Conti, Tardelli, ancora Conti, bello il cross in mezzo, Rossi anticipato, Cubillas ora per Olaecea, per Uribe però non c'è nessuno, Tardelli, frizzante l'Italia in questo avvio, Rossi, Rossi resiste alle cariche, cross in mezzo, il tiro, la palla è deviata, calcio d'angolo, il tiro di Graziani, la palla viene deviata in calcio d'angolo, era una bella azione la nostra, tutta di prima, il tacco di Rossi, il tiro di Graziani, la palla deviata, portiere che era fuori causa, Chiroga, e la palla viene messa in calcio d'angolo, va alla battuta ora Bruno Conti, salgono le torri azzurre, Cabrini, cross in mezzo, Rossi, la palla è lì e Gentile ci porta in vantaggio, Claudio Gentile, il vantaggio dell'Italia, esulta il nostro terzino perché questo gol corona una bella pressione durata da inizio primo tempo, bello l'angolo corto, il cross in mezzo, qui Gentile si ritrova la palla tra i piedi in mezzo a tante teste avversarie dei propri compagni di squadra, qui Cabrini non ha nessunissimo timore reverenziale a buttarla subito di prima in mezzo e Gentile fa un bellissimo gol, vantaggio degli azzurri quindi, e ci voleva per dare iniezioni di fiducia agli uomini di Berzotto e far capire loro che il mondiale non è ancora finito, una buona pressione durata 24 minuti che ha portato alla rete i nostri giocatori, attenzione perché il Perù però gioca in maniera veloce, ordinata, il cross in mezzo, la palla, il pareggio subito di Barbadillo, subito il pareggio del Perù, e attenzione perché non possiamo commettere certe distrazioni, soprattutto quando il Perù decide di aumentare assolutamente il proprio ritmo, esulta la componente della tifoseria peruviana, ma è stata una bella azione che ha portato subito al pareggio i sudamericani, guardate Cubillas, cross basso, la palla viene prolungata da Uribe, Barbadillo è lì in agguato, guardate il tocco di Uribe che mette un po' a disorientare la nostra difesa, erano convinti tutti probabilmente che provasse la conclusione a rete, Zoff si era preparato sul primo palo e invece quel tocco ha disorientato tutti, 1-1 e la gioia del gol è durata neanche due minuti, Tardelli per Collovati, Cabrini, il lancio per Antonioni, Graziani, Cabrini spinge a sinistra il nostro fluidificante, cross in mezzo, Rossi era pronto alla battuta, il tiro però di Antonioni, la bella parata di Chiroga, va bene così, non dobbiamo assolutamente demoralizzarci, la partita è ancora lunga, attenzione sbagliamo il fuorigioco e qui Cubillas si invola verso l'area di rigore, il cross in mezzo per Uribe, il tiro di Barbadillo ed è il raddoppio del Perù, ancora una volta stesso schema, la palla che parte da una fascia e finisce dall'altra e siamo veramente impreparati. Esultanza di Chiroga, il Perù l'ha ribaltata nel giro di pochi minuti, il contraccolpo psicologico del pareggio si fa sentire, non dobbiamo assolutamente mollare, guardate come sbagliamo il fuorigioco, Collovati tiene in gioco un po' tutti e a sto punto si ritrova addirittura Chiroga di tacco, scusate Uribe di tacco, l'azione è pregevole veramente perché qui Barbadillo si trova davanti a un'autostrada, Cabrini chiude in ritardo, Zoff non la riesce a trattenere ed è il vantaggio del Perù, la partita è ancora lunga però non dobbiamo assolutamente demordere, non dobbiamo mollare, Berzotto sicuramente striglierà i nostri a fine primo tempo, va ora Collovati,
Cabrini, compassato un po' il nostro ritmo, probabilmente il contraccolpo psicologico c'è, un 2-2 ci farebbe sicuramente un po' risorgere. Va ora Cabrini che non sa cosa fare, non si muovono intorno a lui. Marini per Tardelli, il lancio su Cabrini, controllo, lo insegue Duarte. Marini ora chiama Antognoni, Cabrini, e qui la difesa del Perù regge e chiude sull'inserimento di Antognoni. Stanno mancando un po' i nostri attaccanti, sta mancando Ciccio Graziani, sta mancando Paolo Rossi. Va ora Duarte a destra, completamente libero, Cubillas, il cross in mezzo, il colpo di testa di Oblitas che addirittura è andato a fare la prima punta davanti a Uribe. Vedete come si intercambino i quattro davanti, vale a dire Balbadio e Oblitas, Uribe e Cubillas, svariano su tutto il fronte d'attacco, non stanno dando punti di riferimento ai nostri marcatori e stiamo veramente soffrendo la loro mobilità. Intanto Antognoni fermato da Velasquez, Oblitas, e finisce il primo tempo che era iniziato benissimo, ma guardate, nel giro di 8 minuti la partita si è completamente ribaltata. Il Perù è stato più bravo a sfruttare le occasioni da rete, complice anche la classe dei suoi giocatori. Va ora Oblitas, dobbiamo iniziare con un altro piglio il secondo tempo se dobbiamo recuperare la partita. Scirea, Cabrini, Marini per Graziani, Antognoni, che vedete gravita sempre alle spalle delle punte. Bello il suggerimento per Conti ed è il pareggio, il pareggio. Non si poteva iniziare in maniera migliore questo secondo tempo, il pareggio di Bruno Conti. Bruno Conti che poi segnerà anche nella realtà, signori miei, segnerà anche nella realtà il gol dell'1-0. Qui Bruno Conti trova il 2-2 e bene così, perché siamo riusciti a recuperare subito lo svantaggio. Quando si innesca, soprattutto guardate Tardelli che innesca la velocità di Bruno Conti, che capisce di potersi inserire alle spalle della difesa peruviana, scatta sul filo del fuorigioco l'ala giallorossa. Bello il controllo, bello il sinistro, il palo interno si aiuta ed è il pareggio 2-2. Possiamo tornare a sperare, ma attenzione perché il Perù è squadra veramente pericolosa. Bruno Conti, attenzione perché Oblitas è scattato e l'Italia sta soffrendo tantissimo sulle fasce, la mobilità e la velocità. Ora c'è per Oblitas che è completamente libero, deve andare a chiudere il nostro Scirea, il cross in mezzo, Gentile ferma Cubillas, Gentile in marcatura stretta sul numero 10 peruviano. Conti, attenzione, non dobbiamo commettere certe leggerezze in fase difensiva, non dobbiamo farci prendere dalla frenesia di impostare immediatamente il gioco d'attacco, perché veramente il Perù, se perdiamo palla sulla nostra tre quarti, con la propria velocità può presentarsi tranquillamente davanti a Dino Zoff, quindi dobbiamo stare veramente attenti. Va ora Rossi per Bruno Conti, va il numero 16 giallorosso, Tardelli, bella l'iniziativa di Conti, il cross in mezzo, Graziani! E andiamo in vantaggio, andiamo in vantaggio con Ciccio Graziani, 3-2, l'abbiamo ribaltata di nuovo. Graziani ci porta sul 3-2. Chiroga qui non si riesce a capacitare, questa volta Ciccio Graziani. Bella l'iniziativa, bella l'iniziativa che parte dall'asse Tardelli Conti, che oggi si sta mettendo in moto alla grande, e questa volta avevamo bisogno delle nostre punte e finalmente Ciccio Graziani si è sbloccato, 3-2, e adesso l'inerzia della partita è tutta in mano nostra, però non dobbiamo adagiarci sugli allori.
perché questo Perù, intanto Diaz va verso Olaechea, Cueto, questo Perù è veramente pericoloso. Cubillas intanto ancora, Scirea che va a chiudere questa volta Cabrini su Barbadillo. Rossi intanto fermato da Salghero. Conti per Rossi che si defila a destra. Conti, l'Italia ora può giocare con gli ampi spazi, il Perù cerca di portare più uomini verso la nostra metà campo e quindi ci lancia ampi spazi per il contropiede, ma non dobbiamo concederglieli nemmeno noi. Oblitas, ancora Scirea che va a coprire un po' tutti, il colpo di testa di Uribe, Zoff, con... veramente Zoff fa un intervento da campione. Vedete come Scirea si stacchi dalla linea difensiva per andare a coprire Oblitas. Bello l'intervento di Zoff, probabilmente la palla sarebbe uscita. Zoff ha preferito deviare in calcio d'angolo, non si è fidato probabilmente, se la palla rimbalzava sulla traversa probabilmente erano dolori. Il cross in mezzo, la palla viene rinviata dalla nostra difesa, Velasquez la insegue, il cross ancora verso le torri peruviane, attenzione perché c'è Oblitas completamente libero e qui Antognoni fa una grave un grande intervento, però abbiamo delle incertezze ancora, non riusciamo veramente ad uscire. Qui il Perù sta spingendo, non dobbiamo abbassarci troppo, e qui Zoff viene chiamato in causa ed è ancora calcio d'angolo a favore dei sudamericani. Alla battuta, cross in mezzo, Collovati che oggi ha giocato una buona partita su Uribe. Collovati che era finito nel banco degli imputati dopo la partita con la Polonia. E qui Scirea non bada per il sottile, rinvia e mette direttamente in tribuna a spazzare. Vedete come Gentile segua uomo Cubillas, Cubillas si stacca spesso da lui, ma Gentile lo segue, cross in mezzo, Collovati su Uribe, attenzione possiamo partire in contropiede, Antognoni, Graziani, difende palla, possiamo tenerla lì, ancora Antognoni, Cabrini, con calma, non c'è fretta, Collovati, Cabrini, fermato Cabrini fallosamente da Barbadillo e attenzione potrebbe scattare anche il cartellino, così infatti non è d'accordo Barbadillo, non è d'accordo nemmeno Cubillas, però il fallo c'è tutto. Intervento pericoloso anche se sul pallone da dietro. E respiriamo un po', ammonito Barbadillo, manca ancora 15 minuti, la partita è ancora lunga, il Perù è sempre pericoloso davanti, intanto Rossi, bella torre su Graziani, spazza la difesa peruviana, Scirea su Gubias, Antognoni, Graziani, bell'inserimento del nostro numero 9, in questo caso numero 9 di maglia, ma non certamente di ruolo, il nostro Antognoni, Velasquez, Olaechea, Salghero a guidare la difesa, il libero peruviano. Vedete intanto Bruno Conti che deve recuperare posizione su Oblitas, ma attenzione Oblitas è lì alle spalle ma in fuorigioco. Velasquez, Cubillas, Cueto, Cueto oggi oscurato da Marini che si è piazzato in marcatura fissa, intanto Gentile su Cubillas, grande intervento del nostro marcatore che era lì fermo a seguirlo. Guardate Gentile come segue Cubillas fisso e non gli permette praticamente di trovare spazio. Vediamo ora Cubillas, il cross in mezzo, Uribe, bravissimo Collovati che libera, attenzione possiamo ripartire in contropiede, non sprechiamo la palla, Rossi fermato da Salghero, tutto regolare, regola del vantaggio. Conti si gira, gran numero di Conti, Graziani, Antognoni, possiamo giocarla così la palla, Antognoni è lì, è ancora Conti servito, ma Olaechea chiude. Non facciamoci prendere dalla frenesia, attenzione alla velocità di Uribe. Non prendiamo, non dobbiamo perdere la palla e per fortuna la faccia di Collovati ferma tutti. Dobbiamo resistere, ultimi minuti, ultimi giri di lancette.
E qui bello intervento di Marini su Queto. Graziani può tenere la palla e qui però Velasquez fa buona guardia. Queto, ultimo minuto, non c'è più tempo, Marini recupera e vinciamo questa partita col fiato sul collo del Perù, però ci conquistiamo meritatamente questi due punti, la nostra avventura può proseguire e diventerà decisiva col Camerun. Abbiamo a disposizione due risultati su tre, anche il pareggio andrebbe benissimo, meglio la vittoria, andrebbe bene anche il pareggio, tre punti ci darebbero la qualificazione comunque come secondi. Quindi amici, vi aspetto per la prossima partita Italia-Camerun, spero vi siate divertiti, io mi sono divertito tantissimo, anche se veramente c'è stato un bel brivido perché sotto 2-1 ho rischiato di vedere l'Italia fuori dal mondiale dell'82. Grazie ancora di avermi seguito, un abbraccio fortissimo da Alex Carson. Vi ricordo, iscrivetevi al mio canale YouTube, iscrivetevi al mio canale Twitch, iscrivetevi alla mia pagina Facebook PES Amarcord. Buona continuazione e un abbraccio ancora, ciao a tutti.